È partita con botto la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La prima puntata è stata segnata da Baby Alieno, che ha avuto un doppio malore tanto da scegliere di ritirarsi. A fine serata è saltato lo spareggio ed è stato svelato chi si nascondeva sotto l'ingombrante costume. Non uno, bensì quattro cantanti, i ricchi e poveri. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotegiù, tutti insieme per lo show di Milly Carlucci, indossare la maschera di Baby Alieno non è stato facile per i ricchi e poveri. Dopo la prima performance sono stati costretti a chiedere aiuto a Milly Carlucci. Quest'ultima ha cercato di fare la vaga ma il pubblico ha subito capito che Angela, Franco, Marina e Angelo hanno avuto più di qualche problema sotto quel costume così scomodo. Baby Alieno è stato prontamente portato via dai suoi bodyguard ma più tardi si è sentito di nuovo male. È successo al momento dello spareggio, Baby Alieno è finito al ballottaggio insieme a Pecorella. In realtà i ricchi e i poveri erano stati salvati da Francesco Facchinetti e con Pecorella era finito allo spareggio il pappagallo. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, al timone del team investigativo, hanno però optato per un cambio, Baby Alieno al posto di pappagallo. Baby Alieno è stato così costretto a fare una seconda performance ma anche questa non è andata nel migliore dei modi. Nel bel mezzo dell'esibizione si è rotta una parte del costume. Milly Carlucci è subito corsa ai ripari, invocando la pubblicità. Una volta rientrati in studio la Carlucci ha dato l'annuncio inaspettato, Baby Alieno ha scelto di ritirarsi dal gioco. Dalla maschera de Il Cantante Mascherato sono così spuntati fuori ricchi e poveri, un nome al quale nessuno ha pensato nel corso della diretta, né tra i giurati né tra gli utenti sui social network. I nomi più gettonati della serata sono stati quelli dei comici Gigi e Rose Pio e Amedeo ma qualcuno ha pensato pure a Paolo Bonolis e Luca Laurenti.